senza fondi il 7 marzo incontro a Roma. Vediamo. L'algoritmo che ha decretato Italia l'orchestra alla Camera di Mantova continua a suonare la sua musica perversa, lasciando le forti criticità economiche dell'OCM, la scure lanciata dal decreto del 2014 che ha spezzato di netto il filo diretto contributivo del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, Fondo Unico Spettacoli, non è ancora stata ritirata. Lunedì 7 marzo il direttore artistico dell'orchestra, che ad oggi conta circa 800 abbonati, Carlo Fabiano, sarà a Roma per incontrare il direttore generale del MIBACT, sezione spettacoli, Onofro Cutaia, in un estremo tentativo di cambiare spartito e generare un algoritmo che tenga conto delle realtà più piccole. Il decreto di oltre un anno fa ha tenuto conto solo dei grandi numeri, falcidiando di fatto le realtà che invece della quantità producono qualità, afferma Fabiano. In sostanza ci è stato detto: se sei piccolo perché la città in cui operi è piccola, non hai diritto di esistere. Una stecca che il direttore cercherà di modificare dalla sua parte, oltre alla politica che si sta muovendo in suo favore, istituzioni locali e il parlamentare del PD, Marco Carra, giocherà anche la nomina di Mantova capitale italiana della cultura. Potrebbero arrivare fondi ad hoc per iniziative specifiche previste. In un emendamento alla legge di stabilità, articolo 1,359 approvato, potrebbero arrivare fondi per l'OCM, sono 3 milioni di euro in tre anni, 2016-2018, per i quali sarà emesso un bando, spiega inoltre il deputato Carra, che ha sottoscritto il provvedimento, in attesa che la stonatura dell'algoritmo possa essere messa a tacere con l'emendamento alla legge di stabilità, si potrà suonare uno spartito decisamente più melodioso. Mantova capitale.